tutti mi hanno detto che ho fatto credere che tutto fondamentalmente è possibile. Questa cosa io me la porterò dietro comunque per sempre, nel senso che se riesco ad essere di stimolo e di esempio per credere in qualcosa e provare a riuscirci, per me ho già vinto. È partito tutto per uno scherzo. Tutti si ricordavano Rossana che era arrivata un po' grassottella, sai, sulla sedia comprata per caso. Non pensavo alle Olimpiadi e ci sono arrivata. Sono dell'82, quindi ho 39 anni. Sono professore associato dal 2018 alla Federico II. Ho iniziato, ripeto, scherma per hobby e poi è diventato un secondo lavoro. Poi sei diventata consigliere a febbraio federale. Tu sei una professoressa di ingegneria chimica. Come vivono questa dualità i tuoi corsisti, i tuoi alunni? In realtà questo fatto della dualità di vedere comunque una persona dall'altro lato che non fa solo quello nella vita, per loro è importantissimo. Quindi diventa poi un esempio, ma un esempio non solo, sai, di un nerd fissato con l'ingegneria o la chimica, ma è un nerd che nella vita, insomma, al di là del suo orario lavorativo fa anche altro e ci riesce pure abbastanza bene, quindi diventa poi uno stimolo importante anche per loro. Hai dovuto lavorare tantissimo per arrivare a questo risultato. Qual è la frase più bella che ti è stata detta? Guarda, tutti mi hanno detto che è un po' il loro sogno. Cioè, io ho realizzato un po' quello che... Io ho fatto credere che tutto fondamentalmente è possibile. Questa cosa io me la porterò dietro comunque per sempre, nel senso che se riesco ad essere di stimolo e di esempio per credere in qualcosa e provare a riuscirci, per me ho già vinto. Se vinco non lo so, non ci penso in realtà, ti dico la verità. Non ho... Nel senso che... Penso che possa essere possibile perché una gara di coppa l'ho vinta, quindi se si creano le stesse congiunzioni astrali potrebbe succedere. D'altro canto devo anche dire che in questo momento mi godo il percorso e vediamo che succede, insomma, posso arrivare là e farmela addosso, oppure posso arrivare là ed essere preparatissima per il momento, no? Quindi non lo so, però me la vivo. Dopo Tokyo? Se vinco torno qua a fare la professoressa universitaria e provo a portarmi probabilmente a casa anche 2024, la qualifica del 2024, forse, chi lo sa.